Giulia Remita, Trivago Italia, oggi la presentazione a Trento dei dati relativi all'ambito turistico della regione. Di Maro emerge come località con la miglior reputazione nell'ultimo anno. Sì, assolutamente, Di Maro si classifica un top del Trentino che tra l'altro assieme all'Alto Adige è la regione migliore d'Italia per quello che è il Trivago Online Reputation Award, che premia ogni anno le regioni e le città con la migliore reputazione alberghiera sulla base delle recensioni non solo di Trivago ma di tutti i portali di recensione e prenotazione esistenti nel mercato, quasi tutti. Di Maro si è classificata a primo posto con 88 su 100, che è una media veramente molto molto alta, proprio sul livello alto in Italia. Se andiamo a vedere il contesto italiano ma anche europeo, posso dire che solamente il 5%, 8% sono su questi livelli degli hotel europei. Quindi un risultato fantastico. Assolutamente. Che secondo lei deriva da che cosa? Ma bisogna andare a vedere quello che è lo specifico del prodotto, ovviamente. Adesso non conosco bene la destinazione, ma sicuramente se andiamo a vedere i livelli di hotel, la categoria, il tipo di offerta che fanno, possiamo capire molto di più. Normalmente quello che succede in Trentino e anche per l'Alto Adige è che si lavora molto su quelle che sono le nicchie, mercati, target. La soddisfazione di un cliente nasce nel momento in cui l'aspettativa viene poi attesa nella realtà. Nel momento in cui si studia molto bene il target e si crea un prodotto ad hoc, normalmente il cliente dovrebbe essere abbastanza soddisfatto. Quindi mi sento di dire che forse Di Maro, un po' come nella strategia territoriale di tutto il Trentino, lavora in questo senso.